Due bande composte da almeno 10 stranieri di origine africana spacciavano in Alto Vicentino ingenti quantità di droga assortita, rifornendo un numero elevato di clienti tra la zona di Monteccio a Malo e nel centro di Schio, sulla collinetta del castello, anche se in realtà si trattava di piazze itineranti, sempre in luoghi di aggregazione frequentati soprattutto da giovani. Un centinaio gli assuntori abituali, clienti di tutte le età e di diversi ceti sociali, con forti sospetti sul legame tra questi ambienti e alcune morti per overdose recenti. Un giro d'affari ciascuno che si stima di circa 400.000 euro, incentrato su cocaina ed eroina, localizzato in due avamposti ricavati in aree pubbliche verdi. Delle vere e proprie piazze di spaccio isolate, non nuove per essere elette come centro di compravendita di sostanze illecite, ma perfino le corsie di supermercati nella zona erano state sfruttate per gli scambi illeciti e le zone aperte allo sport, nascondendo le dosi in bocca sotto le mascherine di protezione. Non si tratta comunque di quantità di droga risibili, per quanto riguarda la droga già scambiata per quella che è sequestrata nei blitz di stamattina durante l'esecuzione degli arresti, 100 grammi tra coca ed eroina, oltre a denaro contante. I due gruppi erano legati da reciproca conoscenza, ma agivano con modalità proprie e in zone diversificate, probabilmente concordate. I carabinieri della compagnia di Schio hanno sgominato due gruppi di malviventi grazie a un'indagine iniziata da oltre un anno, nell'ottobre del 2019, e sembra si fossero spartiti le due zone di riferimento. Due filoni distinti ma di fatto paralleli, portati avanti fino alla conclusione odierna con gli ordini di cattura, con la necessità di bloccare in simultanea i canali. Si trattava di un'articolata doppia banda di distributori di droga che si riforniva da un canale principale a Vicenza. Ora non resta che risalire la piramide. Entrambe le batterie di pusher sono composte da connazionali giunti in Italia dalla Nigeria, da richiedenti asilo e in caso unico dal Gambia. Hanno tutti un'età compresa tra i 20 e i 35 anni. Secondo il colonnello dell'arma Nicola Bianchi, con queste due operazioni sono state letteralmente smantellate le piazze di spaccio di Malo e di Schio.